caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Un'altra puntata di Un caffè con l'esperto, sono Claudio Campagnolo, al mio fianco l'ingambissima Ruvo, caricaturista che oggi si divertirà con il nostro ospite che è Paolo Donato. Buongiorno. Ben ritrovato e bentornato Paolo. Grazie. Tra l'altro è un graditissimo ritorno perché ho qui tra le mani un libro che è stato, come dire, siamo stati un po' artefici, no, di questo successo, nel senso che tu sei venuto a presentare un... il record padovani, e da questo poi è nato un libro che ha avuto un successo importante. Poi ricorderemo come si fa per ottenere questo libro al termine della puntata. Dovete sapere che Paolo Donà è un giornalista sportivo, un appassionato di meteo, una guida turistica, conosce tutto della nostra città, ma non sapevo che tu avevi un'altra grande passione, quindi un collezionista di gaffe giornalistiche, pensate un po'. E quindi oggi sei venuto a presentarci una serie di strambotti colossali che sono apparsi sulla stampa. Sì, non solo sulla stampa, anche su pubblicità e altre forme di comunicazione. Comunque nero su bianco, quindi quelle cose che purtroppo non si possono rimediare. Sono frasi, espressioni che sono effettivamente uscite sui giornali e altre che sono state bloccate prima, perché esiste anche la figura del redattore, il quale ha il compito, il ruolo di leggere gli articoli dei collaboratori e magari blocca la gaffe sul nascere. Però alcune sono rimaste, sono, io vorrei dire, quasi incredibili. Se uno poi mi chiede come mai si può arrivare a scrivere delle cose del genere, secondo me il concetto numero uno è la fretta. Noi giornalisti siamo sempre... Soprattutto quelli dei quotidiani. Anzi, io ex, ma comunque insomma, mi considero ancora tale. Soprattutto i quotidiani, sì, abbiamo sempre fretta. Gli orari sono impietosi, per cui bisogna stare attenti. Ma io mi sono sempre chiesto, chi scrive il testo delle famose locandine, quelle che vediamo nei pressi delle edicole? Ma il suggerimento viene anche dal redattore, naturalmente, che suggerisce al capo le notizie più interessanti. E qui quanto aveva bevuto il redattore, secondo no, te? No, ma era una cosa incredibile, perché io chiedo sempre... come si può, la locandina è si uccide, quindi Poretto, pace all'anima sua, si uccide e tenta di uccidere la moglie malata. Ecco, la mia domanda è come ha fatto? Cioè, un morto, certo. Chissà, quindi, se era ferito, faceva una strage. Poi cos'hai da divertente da metto farci vedere? Posso? Sì, grazie. Poi ci sono invece, c'è un umorismo involontario che sconfina più o meno magari nel volgare, pure involontario o forse voluto. Per esempio qui è un articolo che riguarda il tour, il Giro di Francia per le donne, e ha vinto la nostra Alessandra Cappellotto, ha vinto una tappa, e il titolo a tutta pagina è Tanto di Cappellotto. Okay. Non si può neppure definire una frase ambigua, sì, no, perché esatto. Uno pensa una cosa ambigua, certo, quando certo. Pensi ma a più possibilità. Te, ma secondo te in questi ho due casi... possibilità, invece qui ne pensi certo. A una sola. Esatto. Quindi, ascolta Paolo, ma secondo te in questi casi il giornalista ci fa o ci è? Tutte e due direi. Tutte e due. Veramente. Va bene. Ecco, poi invece... Dopo Tanto di Cappellotto, dove siamo poi arrivati? Invece siamo al criptolinguaggio, secondo me, almeno, oppure sono io scemo che non capisco. Questo tra l'altro un collega, posso dire, non si dice, si dice il peccato, non il peccatore, no, naturalmente, bravissimo. Per cui, ecco, però ha fatto un occhiello. L'occhiello è quella parte, l'occhiello di la parte sopra, sì, sopra il titolo, che dice: gli studiosi si interrogano sulla pericolosa tentazione della semplificazione della diversità insita nel rigurgito dei localismi. Ecco, adesso tu in poche parole tu me lo spieghi. No, guarda, io non sono in grado di spiegartelo, anzi sono talmente stordito che devo cedere la parola alla regia. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Paolo, siamo partiti alla grande con una serie di pistolotti. Appartengono a diversi, diciamo, campi. Uno è sempre legato al sesso alla fine.
alla fine. Questo cos'è? È apparso su un quotidiano? Questo non è apparso perché l'ho letto prima. Questo era un pezzo di un collaboratore, anche qua si dice il peccato, non il peccatore. Okay. Qui si tratta di baseball e si parlava del giocatore allenatore Paredes, mi pare fosse venezuelano, questa è una roba di 30 anni fa almeno. Okay, Paredes. E parlando di questo ha detto alla fine il pezzo si chiude con l'unico Paredes che con la mazza finora si è fatto rispettare. Okay. Ecco, anche qui ripeto, non è ambiguo. No, no, si di pensa, più direi quasi. Si pensa di più. Tutto tranne che alla mazza. Senti, tu ad esempio poco fa hai detto, l'ho letto prima di mandarlo in stampa, vogliamo spendere due parole alla memoria di questa figura importantissima che apparteneva ai quotidiani di un tempo, che era il famoso correttore di bozze. Non c'è più, è semplice. E era veramente di una utilità terrificante, anche perché il lavoro, il carico di lavoro aumenta, il tempo quindi viene a mancare. Sbagliare, si può sbagliare, essere fortunati, sbagliare una A per una E, ma anche scrivere qualche vocale che ti depista completamente e si sconfina nella volgarità o chissà in cosa. Torniamo a noi. Ecco, questa è una mega locandina. Allora, qui c'erano fior di relatori e accanto a ognuno, dottor, professore, eccetera, eccetera, era scritto la sua qualifica. Professor Valerio Albisetti, psicoanalista, Cesare Contarini, direttore allora della Difesa del Popolo, Lorella Mandolino, giornalista, eccetera, eccetera, di tutti c'era. Poi c'è questo nome impronunciabile, che è Giorge Padinyatukara. Sai che ruolo ha? Che ruolo ha? Indiano. Ah, ok. Ecco. Dice, lei cosa fa nella vita? L'indiano. Faccio l'indiano, e quindi è andato al convegno, forse non ha neanche parlato, visto, da buon indiano. Poi? E poi qua c'è il top dei top. Questa è una cosa che si è rivolta proprio qui, alla Sala Rossini, quando anni fa un professore ha detto, giovanotto, grazie per il giovanotto, dice, devo parlare mezz'ora, ma era una festa dedicata a Yuri Kechi. A Yuri Kechi, sì, ospite, famoso, sì, campione olimpico. Anelli. E questo ha scritto un pezzo che si chiama Psicosomatica del contrappasso patologico. Tu hai già inquadrato l'argomento. Certo, sì, soprattutto interessante. Ne parlo tutti i giorni praticamente. Sì, 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 sì. E qui un corpo che direi un corpo 2 o corpo 3, cioè vuol dire traducendo assolutamente un corpo alieno. E ci sono delle cose allucinanti. E questa qui, secondo me, è proprio la non comunicazione. E poi anche qui. Anche le notizie brevi, famose brevi, cioè, riusciamo a dove fare degli errori, la percentuale anche di errori è più alta in percentuale, sì, proprio in proporzione, sì, diciamo, alle righe, rispetto sia agli articoli lunghi 60 righe. Per esempio, qui si parla di un'epidemia di meningite in Niger e dice un'epidemia di meningite ha ucciso 874, cosa sarà scritto secondo te dopo? Nigeriani. No, morti. Ah, ok. Cioè, l'epidemia ha ucciso i morti. E i vivi, poveretti? Ok, ecco. Beh, ride anche la truppa a questo punto. La matematica non è un'opinione. Evidentemente i poveri giustiziati in Cina, è un articolo di qualche anno fa, il titolo dice oltre 1799 giustiziati negli ultimi 3 mesi. E nell'articolo è scritto ha fatto eseguire la Cina quasi 1800 condannati a morte. Quasi. Ora, siamo a oltre 1799, però quasi. Meno di 1800, quasi 1800, ma quindi meno, il che vuol dire che può essere 1799 un orecchio oppure non so, una parte di corpo, no, non si sa. E su questa parte di corpo ti interrompo un attimo e ci arrestiamo qualche secondo, ma torniamo in onda con le gaffe raccolte dall'amico Paolo Donato. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Torniamo in onda con l'ultima carrellata di gaffe raccolte da Paolo, prego. Sì, premesso che ne ho tra 400, quindi questa è veramente una cernita. Titolo incomprensibile, bivi o non bivi, meglio i bivi. Complimenti. Poi un'altra locandina, morte violenta, colpo alla nucca. Alla nucca? Con 2 C, probabilmente è la nucca e i giardini di Lucca, forse, dico io. Poi sempre il sesso di mezzo, alla fine questo cestista mostra il muscolo più prezioso che ha e avanti a parlare di questo. E poi la taverna, famosa
taverna di Giuseppe Verdi. Come la taverna di Giuseppe Verdi? No, no, è venuto fuori pubblicità, la taverna, è stato un cambio di non so chi l'ha deciso, di Giuseppe Verdi, ma la cosa, poveretto, ricordiamo il grandissimo, l'enorme maestro Scimone, che gli ha dedicato anche un'altra pubblicità, che ha diretto questo concerto, dirige il concerto Claudio Scimione. E questi sono purtroppo... Decisamente non se meritava. Le gaffe. Poi c'è un bellissimo giro, un ride qui nei Pirenei, toast to cost, cioè evidentemente ti danno un toast al mattino. Vabbè, ma d'altronde sai, un giro e poi della serie... Fa appetito. La notizia non ve la diamo. Baggio era stato, Roby Baggio, operato. Titolo numero uno sarà Arrivederci o addio. Titolo 2, ma non lascio, altro giornale. Titolo 3, vuole chiudere col calcio. Tre notizie diverse. E poi, diciamo, la perla. Una svendita di blue jeans. Hanno cercato l'aggettivo più idoneo, per dire che costava veramente poco, a prezzi esorbitanti. Eh beh, mi sembra che gli hanno fatto un grande servizio. E poi l'ultima, che uno dice questa è incomprensibile o è pazzo, ma c'è una spiegazione. Tabellino di una partita del giornale di Brescia del 1999, perché gli amici mi mandano tutta Italia questi articoli, queste gaffe, e dice terreno in buone condizioni, presenza di belle, si è capito, in tribuna, dice delle fighe in tribuna. Addirittura. Ma voi dice, ma come mai? Perché era l'ultimo articolo del corrispondente, sì. Ha fatto uno scherzo al redattore che doveva leggere questo pezzo. Ma non pubblicarlo. No, il... No, no, doveva leggerlo, dice, cioè, doveva correggere chiaramente, chiaro. Solo che aveva fretta, come dicevamo, è passato, non l'ha letto, è passato così, è uscito così. Questo è veramente, secondo me, la più bella. Noi ci capiamo anche perché, voglio dire, la fretta purtroppo alberga anche qui, ma abbiamo giusto il tempo di presentare questa tua ultima fatica. Sì, questa in occasione dei 100 anni dell'armistizio, firmato a Villa Giusti, infatti è Padova da Gorizia a Villa Giusti, ed ecco, ricordiamo che è un altro record di questa città. Capitale al fronte, capitale al fronte, e quindi particolarmente importante, questo è un romanzo a fumetti, con storia naturalmente rigorosamente controllata dal Ministero della Difesa, e una storia d'amore inventata invece tra il fotoreporter parigino e una bella di... la bella Agata di Parma. Le illustrazioni di chi? Le illustrazioni sono del fenomeno, lo chiamo così ma è riduttivo, è Francesco Lucianetti, l'architetto Lucianetti di Padova, e poi ho collaborato per altre cose assieme a Luciano Brunazzo, giornalista. Veramente sono dei disegni fantastici. Ecco, ricordiamo che per chi volesse appunto questo testo e anche quello sui record padovani può rivolgersi all'email che è passata nel sottopancia direttamente con a quell'indirizzo, potete scrivere e richiedere direttamente al nostro Paolo Donà, sì, copia dei volumi. Con dedica magari. Con dedica, no, necessariamente con dedica, visto che sono degli spettatori di Un caffè con l'esperto. Grazie a Paolo Donà. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.